siamo, buonasera a tutti, ben arrivata all'Eredità, grazie dell'affetto che avete dimostrato anche ieri sera ai migliori anni. Che puntata! E anche oggi, 18:50, attimo più, attimo meno, siamo qua con le mie professoresse. Benedetta! Buonasera a tutti! Enrica! Buonasera! Cristina! Buonasera a tutti! E Serena! Buonasera! Pronti, concorrenti, eccoli! La campionessa, voilà! La campionessa si chiama Giorgia Dalan e viene da Mestre. Mirko! Ciao caro! Ben arrivato Mirko Realdini. Da Bologna. Da Bologna, 33 esatto. anni, autotrasportatore, sì. Vive con i genitori, però ha già comprato casa sì, e tra un po' andrà via posto. Per i fatti suoi. L'investimento l'ho già fatto. È un grande appassionato di televisione sin da quando era bambino. È vero. Mi piace molto guardare la TV, non sono un pantofolaio, però comunque i programmi, i varietà, ho questa passione, mi piacciono. Ecco, una domanda così a caso, uno che guarda sempre la sì. televisione, qual è il varietà televisivo musicale di questo periodo? Forse i migliori anni. Ah, mi fa piacere, mi fa piacere che così spontaneamente tu abbia citato i migliori anni. Mi fa piacere. È bellissimo. La tua cantante preferita è Cristina De Mena, tu conosci esatto. tutte le sigle dei cartoni animati. Tutte. Proviamo, eh? Allora provo. Vai. Heidi. Non l'ha fatta lei? No, ma di Cristina De Mena o dei cartoni animati? No, dei cartoni animati. Di Cristina De Mena, io pensavo. No, io ti ho detto, dei cartoni generale, animati. Heidi. Heidi. I Puffi. Noi Puffi siamo così. Sanpei. Ehi, Sanpei. Gigrobo d'acciaio. Questo non me lo ricordo. No! Ma è beccato. Goldrake. Si trasforma in un razzo missile con i circuiti di mille valvole. Scusa, Chick-Mack, un cuore acciaio, Chick-Mack. Me l'ero dimenticato. Comunque. Ah, eccola. Comunque ho tante altre passioni. No, questa è quella dei migliori anni. Ah, ecco, è giusto, è vero. Sì, sì. Mi piace molto viaggiare. Infatti l'ultimo viaggio che ho fatto di recente è alle Seychelles. Ah. Sì. E poi. Con Veronica. No. Il prossimo lo farai con Veronica, in America andrai. Può darsi, ah. sì, abbiamo un preventivo di farlo. Veronica è l'amica che ti accompagna. Ciao Veronica. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera, ben arrivata. All'inizio della puntata Mirko mi ha presentato chi ti accompagna, Elisabetta Gregoracci. Mi ha detto. Sì, la somiglianza è impressionante, almeno. Senti, per me ma c'è del tenero tra voi? No, siamo grandi amici. Sì. Sì. Purtroppo non si sa mai poi nella vita. Appunto, magari dico, ma l'hai vista? Domani, lo so. Ma l'hai vista? Sì. Infatti sono molto invidiato. Vuoi, perché vuoi una parolina buona, ci penso io? Magari dai. È meglio io, guarda. Prova a dire qualcosa. Non sono bravo nelle paroline buone. Stavo per dire Elisabetta. Veronica, com'è Mirko? È una persona molto molto positiva, è sempre allegro, è un grande amico. E soprattutto penso che in amore può dare veramente tanto. Io questo lo so di per certo. Beata chi se lo piglia. Oh, allora piglialo te. A questo no. punto. Senti, ancora single? Sì. Come deve essere sta donna ideale? Ma l'importante è che mi rispetti. In tutto. Ma hai capito? Sì. Di solito lo dicono le donne questa volta. Perché no, le donne non rispettano che... più come un tempo. Ti capisco Mirko, così. Ti capisco. Va bene, andiamo con la prima domanda, vai. Ok. Dylan Dog, parliamo di Dylan Dog, celebre personaggio dei fumetti, è un cane parlante, vero o falso? Vero. No. No. No, no, ecco. No, no. Anche se in inglese dog e cane non c'entra niente, anzi è un uomo piuttosto affascinante ragione, che lavora come, come fa gli indagini dall'incubo, no? Indagatore dell'incubo. Errore per Mirko, si è confuso, gli hai detto tutte queste cose. Mi ha portato fuori strada. Giorgio. Se sull'etichetta di un Mirko, abito. Attenzione, che sì. c'è un errore. Raccogliendo le more ci si può pungere, vero o falso? Vero. Vero, è certo. La pianta delle more ha le spine, quindi sì. bisogna stare molto attenti. Giorgia, infila la mano dentro. Mirko, sì. in un torneo ufficiale di scacchi, i giocatori possono essere ammoniti dall'arbitro, vero o falso? Vero. È vero, c'è scritto proprio nel regolamento... Per comportamento scorretto rispetto alle regole del gioco, a atteggiamenti che possono certo. disturbare l'avversario o quant'altro. E il doppio errore della nostra campionessa è la nostra campionessa che si guarda intorno e punta il dito verso uno degli avversari. Chi? Contro Mirko. Mirko, devi difendere, pronto? Sì, pronto. A, B o C? C. C.
Vediamo la domanda corrispondente alla lettera C. Allora, quale santo viene da tutti ricordato come il poverello? Sant'Ambrogio, San Benedetto o San Francesco? Silenzio in studio, grazie. Penso San Francesco. E pensi bene, proprio il santo di Assisi che si spogliò di tutte le sue ricchezze per dedicare la sua vita agli altri, ovviamente, e per predicare soprattutto la povertà, ed è ricordato proprio come il poverello di Assisi. Giorgia, dobbiamo salutarti, buon rientro a casa, ti auguro tanta felicità e continua a imparare tutte le varie cose che si devono fare a casa. Grazie, grazie. Ciao. Da Silvia ripartiamo con i Fantastici 4, vediamo gli anni di questa sera, parliamo del 45, del 66. Mirko, mentre Ligabue è in concerto, i ladri gli svaligiano casa. 2005. Esatto. Silvia. Dianella. Mirko. Pronti. I bambini iniziano ad appassionarsi alle vicende di Lady Oscar. Dovrebbe essere 1982. Esatto. Cherry? Sì. Silvia, Mirko. 2005. Esatto. Questa signora Adriana ha 67 anni, in Romania ha dato alla luce una bambina di 25 anni che è andata direttamente a... No, scherzo, qualcuno ha detto 25 anni. No, scherzo. Andiamo avanti. Chi tocca Alessia? Doppio errore, suona l'allarme. Alessia si guarda intorno e punta il dito. Contro Mirko. Mirko, ancora tutti tu. Tutti con me stasera. Ti devi difendere di nuovo, sei pronto? Proviamoci. Tre lettere, la A, la B o la C? Proviamo di nuovo la C, mi ha portato fortuna prima. Vediamo. Allora. Quali militari in genere indossano una divisa a strisce verticali di colore blu, rosso e giallo? Carabinieri, guardie svizzere o legionari? Blu, rosso e giallo. Penso le guardie svizzere. E pensi bene, la risposta esatta, con guanti e colletto bianchi. Sono l'uniforme della guardia svizzera. Alessia, dobbiamo salutarci. Aveva ragione il bimbo, ma no, in realtà non hai sbagliato, dai, però insomma, buon rientro a casa, tanta grazie. Felicità a te e al tuo bimbo e tanta felicità anche alla tua amica e al bimbo o la bimba che nascerà. Grazie di aver giocato con noi. Anche voi da casa potete giocare. Qual è l'argomento di stasera? Questa sera parliamo di oggetti. Allora, quale tra questi oggetti non può vantare un illustre antenato nell'antica Roma? Veniva usato però in caso di pioggia. Mirko. Proviamo con calcestruzzo. Scossa? Va bene. Eh sì, i romani facevano l'arte. Silvia, Mirko, Laura, pronti a giocare al cos'è? Prima affermazione. Inizia Laura. Si usa al cinema. Occhiali? Sbagliato. Mirko. Si usa al cinema i popcorn? No. Silvia. La poltrona? No, altro indizio. Ma anche in casa, Mirko. Le scarpe? No, Silvia. Schermo? No, Laura. Torcia? No. Altro indizio. Serve per l'alaggio. Silvia. Passo. Laura. Non mi viene in mente niente, Carlo. Mirko. Proviamo con... non mi viene. Niente, altro indizio. Ama i formaggi. Laura. I topi. No, Mirko. Ama i formaggi. Guarda, nero completo. Niente. Silvia. Neanche a me. E allora andiamo con un altro indizio.
ce l'hai il treno, Mirko? Porta cenere. No. Silvia. Vagone. No. Laura. Rotaie. No. Andiamo avanti. Non è un mulo, ma un muletto. Laura, Silvia, scusa. Rimorchio. No, Laura. Una trappola. No, Mirko. La telecamera. No. Altro indizio. È un portabagagli. Laura. Valigia. No. Mirko. Niente. Silvia. Portapacchi. No. Mi sa che ci vuole un riepilogo qui. Si usa al cinema, ma anche in casa. Serve per l'alaggio. Ama i formaggi, ce l'ha il treno, non è un mulo, ma un muletto. È un portabagagli. Altro indizio. È molto utile a un aereo. Mirko. Il parcheggio. Il parcheggio? Sì. No. No. Silvia. Niente. Carrello? Laura. Eh? Carrello! Carrello! Brava Laura! Si usa il cinema, no? Ce l'ha...